Le sfilate dell'alta moda a Roma, Michele Miglionico torna nella capitale con una collezione ispirata alle statue della Madonna che si trovano nelle principali chiese lucane. Lo stilista potentino ha presentato i suoi abiti nella chiesa cinquecentesca di Santa Maria di Loreto, nei pressi di Piazza Venezia, con il patrocino dell'APT Basilicata. Grazie a Napoli. Madonna del Carmine, la Madonna di Viggiano, la Madonna della Bruna. Sono queste le statue che Michele Miglionico vedeva sin da bambino in processione nelle festività religiose popolari in Basilicata. Alle loro vesti di foggia settecentesca, con più gonne, pizzi e ricami, è dedicata l'ultima collezione. Il primo abito ad ispirarlo, quello della Madonna del Carmine. Ci sono voluti 48 metri di organza per costruire soltanto la gonna e c'è tantissimo tulle, c'è tantissimo pizzo doppiato con del Pont d'Esprit, tantissimo merletto, che poi sono gli elementi che caratterizzano la cultura popolare, i tessuti popolari della mia terra. Un omaggio alla tradizione della sua terra che è il recupero del mistero, della sacralità, ma anche della tradizione artigianale. Alla Basilicata ispirati anche i colori degli abiti. Nero, il colore tipico della terra di Lucania, il rosso, che è il rosso specifico, colore specifico dei peperoni che vengono coltivati, è proprio l'ortaggio tipico, il sapore tipico della Basilicata, e il bianco, che è il fiore per eccellenza che viene utilizzato e così omaggiato durante le processioni, è il giglio che viene omaggiato alle Madonne. Una collezione dedicata alla Basilicata, ma anche all'anno santo della Misericordia, indetto da Papa Francesco per l'8 dicembre prossimo.